Buongiorno e benvenuti in un altro vlog. È domenica e oggi vi porto insieme a me e a una mia amica a fare un brunch a Pimlico, che è una zona sud di Londra vicino a Victoria. Stamattina pioveva di rotto, oggi è uscito il sole a un certo punto. Il posto dove sto andando credo sia questo. Oh yes! Ecco il mio brunch, questo è avocado on toast con uovo, mentre la mia amica Giacinta, che anche lei sta facendo una foto, ha preso Egg Royale. She is a blogger as well, e metterò il suo link qui sotto. Urban Pixel fa delle foto pazzesche, andate a vedere. Ma parliamo di quando siete due blogger a tavola e tutti vi guardano male perché state facendo mille foto al cibo. Sono gli inconvenienti del mestiere. Abbiamo finito il brunch, che è stato veramente buono, quindi vi consiglio questo posto se siete nei pressi di Victoria, circa 10 minuti dalla stazione di Victoria. Tra i vantaggi di avere un marito homesick, cioè che gli manca la sua patria, torni a casa e lo trovi che fa i ravioli. Ho deciso che anche questo giorno merita una sua porzione di vlog, perché sono venuta qui a Regent Street per un appuntamento e ho scoperto che qui vicino c'è la Nordic Bakery, che è una pasticceria appunto nordica, un forno, un bar, diciamo. No vabbè, Amleys ha una vetrina tutta dedicata a Harry Potter. Allora, ci sono i famosi scacchi magici. Poi c'è un bastone col serpente che credo sia di cosa, del papà di Draco, non mi ricordo come si chiama. La sciarpa di Grifondoro, la spada famosa di Grifondoro. Poi abbiamo qui una testa del basilisco e altre robe. Abbiamo Hedwig e anche l'Animus 2000. Ma vedete come sono preparata? Bellissimo, deve venire qui al mio compleanno, mi fanno le bolle gli auguri. Una cosa che mi piace tantissimo di Londra, che però non trovo in Italia, sono tutti questi posti dove tu puoi comprare insalate per pranzo, insalate, couscous, verdure cotte, tutto quello insomma che è abbastanza leggero, insomma più leggero del panino. E in Italia non lo trovo mai, un posto così ce ne sono, ma molto pochi, perché se tu giri di solito prendi il panino e questo è tutto quello che puoi prendere on the go. Allora, se siete gente facoltosa, venite in questo posto a mangiare, perché al vostro tavolino troverete un bottone con scritto Press for Champagne e avete il champagne alla spina al vostro tavolo. E come per incanto siamo a Carnaby Street. Stavo pensando che a un certo punto, se vi piace, potrei fare dei vlog dedicati a specifiche zone di Londra, tipo Camden Town, Carnaby Street, quelle un po' più turistiche. Quindi se volete fatemelo sapere. Se non ci siete mai stati, vi porto in uno dei miei posti preferiti, che è Kingly Court.
qui ci sono un sacco di ristorantini, sono tre piani, come vedete ci sono ristoranti, baretti, ristoranti per la sera, è un posto molto molto carino, tra l'altro la sera è tutto illuminato. Abbiamo finito questo vlog di oggi, fatemi sapere se vi è piaciuto, fatemi avere i vostri commenti e soprattutto iscrivetevi al mio canale perché stanno per arrivare due video, mi calano anche gli occhiali tipo segretaria, tipo così, ma tipo nonna più che segretaria. Allora, stanno per uscire altri video, il video sul bullet journal che vi prometto da un sacco di tempo e un video su il sistema scolastico a Londra che mi avete chiesto in tante, per cui se vi interessano iscrivetevi al mio canale o fatemi sapere che video vi piacerebbe vedere, su cosa siete curiosi, e tanto grazie di avermi seguito e alla prossima settimana. Is that feels a good sense coming?